Eccoci qua, buonasera. Vedo che c'è già gente connessa, mi fa molto piacere. E allora, doppia puntata speciale perché l'argomento di stasera è diviso in due parti perché è talmente vasto che ci vorrebbe davvero anche una rubrica settimanale, mensile e tutto due perché io ho due ospiti speciali che sono molto felice di ospitare e stasera parleremo di cosmovisioni a confronto, cioè di visioni del mondo, dell'universo, della vita differenti, ed è un dialogo a due voci tra due culture che si sono intrecciate, odiate ed amate, creato commistioni, che sono quella tolteca e quella maya. Ve ne parleranno con cognizione di causa i miei due ospiti, che comincio a presentarvi. Partiamo da ciao Elisa Ferrara, che è un'amica, e Ciao, ciao, buonasera a tutti. Marco Baston. Ciao Ciao, ciao Marco. a tutti. Eccoci. Allora, insomma, è tanta roba il vostro intervento, perché sono due mondi tra l'altro che tutto sommato per noi sono anche più o meno sconosciuti, perché vabbè, sì, adesso per carità con questa visione globale noi abbiamo conoscenza anche di altre culture, di altre spiritualità, però insomma non è proprio, diciamo così, non ci appartiene nella tradizione occidentale, no? Le cosmovisioni dei popoli del Centro America, anche se insomma ultimamente cioè, c'è stato un periodo in cui, Marco sicuramente ci dirà, grazie a Castaneda, per esempio, abbiamo cominciato ad appassionarci, no? Di queste nuove culture, perché cosmovisioni a confronto? Perché c'è tanta differenza. Chi vuole rompere il ghiaccio rispetto a questa cosa tra le due? Voi conoscete l'uno, ovviamente, lavorate anche insieme. Conoscete anche l'uno, diciamo così, la cosmovisione dell'altra e o dell'altro, o no? No, non. Ah, proprio Allora, no. no, aspetta, no, fammi finire di dire. Non lavoriamo insieme, non lavoriamo insieme, però io conosco la cosmovisione di Marco. Io ho iniziato il mio cammino proprio con il nahualismo e poi sono stata richiamata dalla cosmovisione Maya. E poi ho letto tutti i libri di Marco perché sono bellissimi, no, tutti non lo Quindi, so, ma. Però quindi si può dire che quindi sei una sono conoscitrice. sì. Allora, no, mentre io in realtà me ne ha parlato un po' Elisa, ma non ho una conoscenza che posso definire sufficiente di quello che fa lei, esattamente, quindi. Però immagino che vi siate confrontati, no, su queste visioni del mondo nel tempo, perché e che ci siano dei punti di convergenza. Io credo che, immagino, no? O no? O mi dite invece di no? Quello sicuramente, anche perché comunque sono due tradizioni e sistemi di conoscenza che convivevano, hanno convissuto per tempi lunghissimi nella stessa area geografica e si sono intrecciati in molti modi. In realtà, anche storicamente, i Toltechi sono scesi nello Yucatan, Chichen Itza porta molti, molti segni dell'influenza tolteca, insomma, quindi la Certo, commistione. ma questa teoria, Marco, scusa se anche perché approfitto del fatto che è andata via un attimo la connessione, ma questa teoria addirittura che i Toltechi non fossero un popolo, ma una casta, o come i Bramini in India, o cose di quel genere. Ma è possibile, verosimile, tu per quello che cosa ci Allora, dici? sì, no, non è affatto una teoria, ma è un dato di fatto, nel senso, Ok. il termine tolteco indica uomo di conoscenza o detentore di segreti, o insomma ci sono un sacco di possibili interpretazioni di questo nome. C'è stato un periodo storico in cui i Toltechi hanno rivestito anche diciamo, il potere politico
nel vero senso della parola. E però intanto consideriamo che sono in attività da qualcosa come 12.000 anni, quindi nel corso di questo tempo le vicende storiche e il loro ruolo all'interno, insomma, della società mesoamericana ha avuto tutta una serie di variazioni, però questa è proprio nell'approccio e nella strategia dei Toltechi, c'era già di base il principio di essere trasversali rispetto a tutto il resto, no? Questo per una questione di diffusione della conoscenza, di sopravvivenza della conoscenza. Questo modo di essere trasversali e spesso anche non del tutto visibili, identificabili, ha permesso ai Toltechi in realtà alla fine di sopravvivere alla conquista spagnola. Mm-hmm. Perché... per esempio, questa cosa è interessante perché anche in Occidente ci sono varie teorie sugli Etruschi, no? Dove sono finiti, no? Presumibilmente sono finiti, si sono mescolati, ma nel senso che non erano un popolo nel senso classico del termine. Quindi questa cosa è interessante, no? Che ci dice? Sì, quella è stata proprio una scelta fondamentale, insomma, quella di non essere... alla fine i Toltechi non appartengono a un popolo o a una cultura definita, ma diciamo che trasportano nel loro corpo la conoscenza che acquisiscono, e questo ci dà la possibilità, data questa elasticità, questa duttilità, la capacità di adattamento a entrare anche in culture diverse, è proprio, come dire, ciò che oggi permette che il nahualismo possa adeguarsi anche al nostro mondo. Al nostro mondo. Mm-hmm. Sì. Interessante questa cosa. Ma Elisa, vedo che annuivi. ma quando voi parlate di nahualismo e appunto di Sacbé, no, Maya, che se non sbaglio significa qualcosa tipo il cammino... cammino bianco. Ma quindi, cioè, come si sono influenzate queste due cose? Cioè, c'è un momento in cui si influenzano, che tu sappia? Penso di sì. Assolutamente sì, certo, perché come diceva Marco, appunto, questi uomini di conoscenza e donne di conoscenza, direi. Si intende l'uomo come essere umano. No, lo so. Di questi tempi, mamma mia. Di questi tempi è sempre meglio specificare. Mettiamo gli asterischi, dai. Comunque, questi uomini e donne di conoscenza appunto hanno viaggiato appunto in tutto il Centro America e poi, fra l'altro, sono arrivati appunto nello Yucatan, anche più giù, fino appunto alla zona di Momostenango, che è diciamo la zona dove ritroviamo l'etnia Maya Quiché. Infatti proprio il mio lignaggio in cui sono iniziata si chiama proprio Maya Tolteco, perché ha una grossa influenza appunto tolteca. E questo perché i Maya, anche loro, non nella stessa maniera dei Toltechi, ma in un'altra maniera, nel senso che i Maya sono stati una popolazione che però non è mai stata uno stato unitario. Cioè i Maya erano e sono ancora oggi diverse etnie, più di 30 etnie, ognuna con una lingua diversa anche, certo, non proprio diversissima, però comunque è abbastanza diversa, ecco, fra di loro, cioè anche certe parole sono completamente proprio diverse, e anche proprio con pratiche diverse, costumi diversi, e quindi questo fatto appunto che i Maya fossero comunque sempre stati organizzati in città-stato che erano però indipendenti, quindi ogni
ogni città aveva appunto il suo governo, e poi c'erano ovviamente dei rapporti di scambio commerciale, però non sono mai stati un popolo unico, e questo poi ha portato, diciamo, odiernamente anche a vari, come dire, misinterpretazioni un po' cattive, misunderstanding sui Maya. Qualcuno insomma dice che i Maya non esistono più, si sono estinti, e che però adesso ci sono i Maya galattici che ci mandano le informazioni, ma questo è una cosa un po' discutibile. Secondo me i Maya ci sono ancora, vivono in Guatemala, anche loro sono riusciti, Guatemala è sud del Messico, e sono riusciti con molta fatica a mantenere la loro cosmovisione, la loro tradizione fino ad adesso, nonostante la conquista degli spagnoli e nonostante la conquista dei cristiani evangelici molto più recente, che ha causato e continua a causare purtroppo molti danni alla tradizione originale dei Maya, che è quella di cui vi parlerò nel corso di questa intervista. Bene, ma sì, beh, ma siccome era giusto proprio partire anche un po' da dal voi siete qui, no? Nel senso che per i neofiti, io per primo, cioè, quindi mi piaceva l'idea di collocare proprio anche energeticamente, ma anche fisicamente, il dove, il come, il perché, no? E mi piace questo discorso delle cosmovisioni a confronto, perché poi cioè, le spiritualità si assomigliano tutte, nel senso che l'essenza della spiritualità è unica, però io la vedo proprio come poi ogni spiritualità ha la sua specificità e si deve calare nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità, nella materia, e quindi è interessante vedere quali sono i punti di convergenza, rispettando però quelle differenze, perché secondo me è fondamentale, nel senso che io trovo che il sincretismo faccia un po' ridere anche, no? Cioè, se mettiamo insieme, facciamo un bel minestrone, un bel calderone, mescoliamo, facciamo un cocktail, fa un po' ridere, ecco. Quindi, bisognerebbe proprio andare a partire da dove è nato, no? Cioè, dal seme. Più che altro mettere... Scusami. No, dimmi. Sì. Mettere tutto insieme spesso porta al risultato di rendere inefficace tutto quello che mette insieme. Esatto, di neutralizzarsi a vicenda. Esatto, c'è una specie di annichilimento, quasi materia, antimateria, una cosa che... No, queste persone appunto in 12.000 anni... Se fanno certe cose, diciamo che avranno i loro motivi per farle. Hanno avuto tutto il tempo per sperimentare, fare i loro errori, sistemarli, risolverli al meglio possibile. Quindi ora questa cosa proprio di andare a mettere tutto insieme senza una... Prima perlomeno... È un po' la superficialità occidentale, non per generalizzare, però è abbastanza vero che è così. Cioè siamo... E poi abbiamo bisogno del fast food, no? Anche del... È vero. Dello spiritual food, quindi... Cioè, e quindi mettiamo insieme delle cose, spesso senza capirle. E invece è importante andare proprio a cercare la fonte, no? Laddove è possibile. E ci dicono una cosa bella, dai, che mi piace, che abbiamo avuto questa bella idea. Complimenti per l'idea di questo incontro, grazie. Grazie. È a sei mani, a tre teste. Sembra un mostro. Ci dicono, esatto, una piovra. Ci dicono molto interessante. Non avete ancora visto niente, ascoltato niente. Aspettate. Un attimo. E vabbè, niente, che arrivano vari saluti, poi li mandiamoli. In realtà dovete sapere che io sto facendo la regia, ma stiamo cogestendo la trasmissione, perché stiamo trasmettendo da tre destinazioni diverse, poi, che è il profilo Facebook di Elisa,
il canale YouTube di Marco e il canale di Luz TV, ovviamente. Quindi, e quindi arrivano, sarà interessante perché arriveranno, diciamo così, si incrociano, si incontrano da qualche parte. Ma sentite, ma nagualismo è Sakbe, ok? Voi avete voluto intitolarlo così, quindi evidentemente ognuno di voi ha una strada differente, cioè voi due avete due strade differenti, perché altrimenti... perché fare due cose... Eh sì, altrimenti avremmo fatto un... avremmo appunto mescolato il cibo e l'avremmo reso unico. E quindi in cosa si differenziano? Chi ha voglia di spiegarci, no? Perché... Forse possiamo spiegare che cosa è uno e che cosa è l'altro, sì, e da sì, quella base sviluppiamo una... Il mio invito, inconscio era proprio quello. Ovviamente molto a grandi linee, nel certo. senso, qui il dono della sintesi è fondamentale, direi. Assolutamente. Okay. Va bene. Chi vuole iniziare? Facciamo... Allora, abbiamo, siccome la trasmissione si chiama Nagualismo, quindi facciamo allora, anticonvenzionali, anticavaliere. Allora, cerco di essere appunto il più sintetico e chiaro possibile. Premesso che, come ripeto in varie volte, il nagualismo non esiste, e poi magari arriverò anche esplicitare il perché di questa affermazione. E quindi siamo a parlare di cose. Allora, il nagualismo sostanzialmente si occupa di relazione. Potremmo dire che è lo studio, tra virgolette, molto grosse, della relazione tra gli elementi del mondo, soprattutto tra attenzione ed energia. E partendo dal presupposto che noi, come tutti gli esseri viventi, siamo percettori e quindi siamo fatti di attenzione, e che l'attenzione canalizza l'energia, molto in sintesi il nagualismo si occupa di questa cosa, di scoprire come, non intellettualmente ma a livello molto pratico, pragmatico, come funziona questa relazione tra attenzione ed energia e come è possibile gestirla, utilizzarla e renderla operativa, efficace, funzionante nel miglior modo possibile, che questa è una cosa della quale ordinariamente non ci occupiamo affatto. L'attenzione direi che è quasi l'ultima delle nostre preoccupazioni. Vero. Per i Toltechi in realtà la consapevolezza è la forza primaria che permea l'universo. E quindi questo è un principio universale, tra l'altro, esatto. In tutte le consapevolezze, in tutte le spiritualità. Loro ne hanno fatto un fatto molto pratico. Hanno tradotto questo principio in fatti, in azioni, diciamo. Quindi nella possibilità di realmente di manipolare la consapevolezza e l'attenzione, e quindi l'energia in gioco, come potremmo dire, nell'azione del momento, in quello che ci sta intorno, eccetera. Ora poi cercheremo di approfondire tutti i concetti di allineamento, appunto, di unione, eccetera. E quindi che cosa nello specifico fanno i Toltechi in base a questo presupposto. Però il nagualismo è una cosa estremamente pratica. Non, diciamo che gli aspetti, come potremmo dire, teorici sono conseguenti alla pratica, non prima. Quindi c'è una sorta di, ecco, è un fattore energetico, c'è una sorta di, sì, sciamanesimo, possiamo chiamarlo. Perché sì, in effetti si chiama anche sciamanesimo tolteco. Ah, perché, okay. Certo. Sì, sì, mm-hmm.
Sì, quindi. E quindi questo, vabbè, ovviamente facendo una riduzione molto, molto stringata di tutta la faccenda. Beh, già le parole sappiamo che hanno dei, creano dei problemi seri, certo, perché sono riduttive. Figuriamoci una cosa così, così, esatto, forte, infatti, così intensa. Infatti, ora metto lì già una cosa più pratica, appunto, che tra l'altro ho fatto un video pochi giorni fa su questa cosa qui, sul movimento in parallelo. Uno dei metodi didattici più efficaci che utilizzano i Toltechi è quello del cosiddetto movimento in parallelo. In pratica vuol dire che chi deve mostrare qualcosa, chiamiamoli l'insegnante, all'apprendista, okay, invece di spiegarlo a parole, lo fa come azione che va ad agire sull'energia, sull'assetto energetico, su tutto quello che fa, e l'apprendista segue questa direzione, questo movimento, comprendendo direttamente nel corpo ciò che sta facendo. Quindi questo presuppone che però prima noi rinunciamo a capire, operazione per noi piuttosto ardua, insomma. Beh, sì, poi noi siamo dei mentaloni nel bene e nel male, cioè nel senso che la mente per noi è predominante, no? Quindi poi dopo la spiegazione arriva, ovviamente, ma è conseguente all'azione in senso. Quindi una sorta di prima fai, poi capisci cosa hai fatto. Bravo, così sai di cosa stiamo parlando. Esatto. Se no magari ci si aggroviglia e ci si arrotola sulle parole, ma senza riuscire, no? E poi immagino che dopo magari la parola serve anche di meno, no? Paradossalmente, perché cioè, sì, ne servono poche, dai, servono poche. Poche meno di poche. Quelle che dai, ora ho fatto un sunto. Sì, beh, direi che mi sembra molto, è molto interessante. Poi non può essere che un sunto per il momento, quantomeno. Certo. Ma invece tu, Elisa, rispetto al lavoro del SACBE, cosa potresti dirci? Cosa puoi dirci che, per sintetizzare, perché è chiaro che è un lavoro immenso, tra l'altro tu hai fatto molte trasmissioni su New Life Radio, salutiamo magari Dario... Chissà, Daria e Mariella magari sono all'ascolto, e quindi ogni puntata, cioè, hai sviluppato molto questa parte, nella specificità, ma se tu dovessi proprio riassumere l'approccio, diciamo così. Sì, l'approccio generale, perché i miei video erano molto specifici proprio sul cammino del calendario Tzolk'in, che è sicuramente una parte importante del SACBE, ma se vogliamo proprio iniziare dall'inizio, il SACBE è proprio il cammino bianco, e sì, ci sono varie ipotesi su perché si chiami cammino bianco, perché qualcuno dice per le strade bianche di calce che univano i vari centri cerimoniali Maya, quindi si poteva seguirle anche di notte sotto la luce della luna, osservando appunto le stelle e i pianeti, quindi questo spirito di osservazione del cielo e della terra è già sicuramente una caratteristica molto importante, e di prestare proprio la nostra attenzione completamente ai processi che avvengono nel mondo fuori di noi. Questo è un altro, è un punto in comune con il nahualismo. Il SACBE Maya è un metodo di riconnessione, quindi una strada per noi di riconnessione della nostra consapevolezza alle energie della terra, alle energie proprio di quello che i Maya chiamano il santo mondo, che è sia il cielo che l'unione, diciamo, del cielo e della terra. Quindi noi esercitando la nostra attenzione, appunto entriamo in connessione consapevolmente con queste energie. E cosa facciamo nel cammino Maya? Ripercorriamo la storia dei gemelli sacri, Unakpu e Ishbalanke, che sono
i gemelli, il cui mito viene raccontato nel Popol Vuh, che è uno dei libri più antichi, uno dei libri di spiritualità più antichi che sono stati scritti dagli esseri umani. E nel Popol Vuh, appunto, si narra appunto la vicenda di una Pui e Ishbalanché, che sono questi gemelli sacri e che corrispondono proprio la parte maschile, una Pui alla coscienza, proprio alla coscienza divina che sta in noi, e Ishbalanché proprio alle energie fisiche della terra. E questi due gemelli affrontano diverse prove, diverse difficoltà, e che sono quelle che incontra il camminante del Sakbe. E la prima è quella di sconfiggere Ukub-Kakish, i sette pappagalli. I sette pappagalli sono il chiacchiericcio mentale che abbiamo dentro di noi, quindi il nostro dialogo interno, e sono anche la nostra importanza personale. Perché il pappagallo Ukub-Kakish nel Popol Vuh ci raccontano che diceva sempre: ah, io sono bello come il sole, sono bello come la luna, i miei denti sono splendenti come le stelle. Quindi, insomma, una Pui e Ishbalanché, a un certo punto, stufi di questo pappagallo che chiacchiera, gli tirano con la cerbottana e lo seccano. E in questo modo appunto, beh, ricorda molto Pinocchio col grillo parlante, no? La mitologia mai è un po' cruenta. Cruenta, sì, sì. È un po' cruenta. Però, insomma, è così. E quindi, appunto, questo è il primo il percorso del camminante del Sakbe, passa appunto anche attraverso questa tappa, quindi quella di eliminare tutti questi pensieri che sono di Ukub-Kakish, sono di questo personaggio e quindi non sono nostri, sì. E appunto di eliminare questa concentrazione su noi stessi, in modo da poter veramente poi vedere quello che è il mondo, che è quello che c'è veramente. E poi la seconda prova. Questo chiacchiericcio, in qualche modo, Elisa, giusto per dare punti di riferimento, lo possiamo un po' paragonare al nostro ego, cioè alla parte mentale che è fatta di pensieri fissi o cose di questo tipo, per come la vedi tu? Cioè per come... Io userei il termine che userebbe Marco e direi proprio il nostro dialogo interno. Il nostro dialogo interno, ok. Mm-hmm. Per non andare sulla questione dell'ego, sulla quale vedo che viene varie volte un po', crea un po' di confusione delle volte, perché sì certo, infatti io cerco di stare, diciamo così, un po' sul filo, perché è chiaro che ci sono poi anche tante identificazioni con questo termine e anche tanto chiacchiericcio sul chiacchiericcio. Esatto. Quindi non userei un termine che viene dalla psicologia, comunque, alla fine. Proviamoci, ma userei il dialogo interno, che mi sembra più neutro. Okay. E quindi questo, diciamo, è il primo passo. Poi cosa succede ad una Pui e Ishbalanché? Che vengono sfidati dai signori della morte, che stanno nell'inframondo, che si chiama Shibalba, in lingua maya. E quindi vengono sfidati ad andare ad esplorare... loro, anche se vogliamo, adesso qua uso un termine psicologico io, il camminante va ad esplorare il suo inconscio, tutte le cose che sono dentro di lui ma che non sono ben conosciute, quindi tutti anche le potenzialità sconosciute che in questo momento sono nell'inframondo, quindi al buio, non possono ancora germogliare, venire su nella consapevolezza, quindi nella vita materiale. Quindi i gemelli scendono e sfidano i signori della morte in questa loro discesa, e questo è anche proprio un confronto proprio con la morte, con la vera funzione della morte, che è una parte della vita. Tutte le energie che esistono, che in Maya si chiamano inawales, che sono le matrici energetiche che formano il tempo, quindi che per i Maya tutto quello che esiste è tempo. E queste matrici energetiche, tempo e spazio allo stesso tempo, perché per i Maya hanno una sola parola, nahit, che significa sia spazio che tempo. È la stessa, ma in effetti abbiamo visto che lo è. Noi ce ne siamo accorti un po' dopo. Ma in realtà, allora, anche qui, adesso faccio, spezzo una lancia, come diceva un comico, spezza una lancia.
Allora, questa è la visione razionalista. La visione razionalista, in realtà noi ci abbiamo fior di tradizioni che lo sanno da sempre. No, è vero, assolutamente. Diciamo la visione che... dominante adesso è anche quella patriarcale, anche monoteistica, ha fatto finta che questo non esistesse. Ma anche in Occidente, voglio dire, noi lo sappiamo che il tempo e lo spazio sono la stessa cosa, solo che ce lo siamo dimenticati. Probabilmente sì. Loro no. No, cioè, ci siamo dimenticati anche che il tempo è circolare. Anche i greci infatti quando dicevano che i Maya avevano predetto la fine del mondo, avevano proprio detto una grandissima inesattezza, come sono gentile. Sono molto diplomatica, perché non esiste il concetto di fine del mondo per i Maya, non c'è la fine. Penso che non esista proprio il concetto di fine del mondo in generale. per tante spiritualità esiste, ma non sicuramente per i Maya, quindi se qualcuno l'ha detto non era Maya, ecco. Fin lì ci siamo. E appunto, come dicevamo, proprio la morte, che è rappresentata da uno dei 20 Nahuales, dal Nahual Kamé, è proprio questo principio trasformatore attraverso il quale tutte le energie passano e tutto quanto si rigenera, e quindi questo passaggio che fa il camminante attraverso appunto il mondo di Shivalba lo aiuta appunto a capire il vero significato della morte e quindi a vivere in maniera piena, perché appunto tutto questo cammino ci porta ad essere degli esseri umani completi, quindi a renderci conto di tutti i nostri poteri che noi abbiamo, che sono infinitamente più ampi di quello che noi pensiamo. E poi appunto ti faccio una domanda, questo vale anche per Marco, quindi in un certo senso noi ce ne siamo dimenticati, no, dei nostri poteri qua giù? Perché mi sembra di capire questo, perché se dobbiamo andarceli a recuperare, cioè è una domanda retorica, credo, no? Poi ognuno di voi mi risponde chiaramente come desidera e come sente. Ma quindi vuol dire, cioè, nella cosmogonia Maya vuol dire che l'essere umano si è dimenticato dei talenti, del cammino, cioè deve tornare sui suoi passi, ritrovarli, questi talenti, ripescarli, o no? Allora, diciamo che tutte le vite umane sono comunque un percorso di integrazione di tutto quello che è a nostra disposizione energeticamente nel cosmo. Se vogliamo parlare di noi occidentali, io lavorando con le persone mi rendo proprio conto che la nostra cultura tende proprio a separarci completamente dalla nostra essenza, separandoci proprio dalla natura soprattutto, cioè il nostro contatto, la nostra connessione con la terra e anche la nostra disconnessione fra noi esseri umani, no? Quindi anche l'incapacità di vivere in una società che funziona e dove appunto si promuove la vita proprio, quella vera, e ci ha portato ad essere parecchio disconnessi, quindi sì, cioè, abbiamo bisogno di fare un sacco di lavoro per riconnetterci. Certo. Sì, sì, sembra di capire che Marco non è d'accordo, perché se ve lo vedo annuire poi... Beh, no, poi ci sono, in realtà, in quello che ci ha spiegato Elisa, ci sono moltissimi punti di contatto nei due sistemi di conoscenza, perché il discorso del dialogo interno, nel senso di importanza personale, della concentrazione su se stessi, ok? I Toltechi fanno il lavoro di base, prima di tutto, che dovrebbe essere fatto poi dalla teoria alla pratica, cioè c'è un abisso, ma dovrebbe essere esattamente quello di, torniamo alla questione dell'attenzione, di rimpadronirci della nostra attenzione e fare in modo di poterla gestire volontariamente, governare, eccetera. Cioè, una domanda molto semplice, no? Io, se non voglio muovere un braccio, non lo muovo, giusto? È mio. Quindi perché, se non voglio pensare, non posso farlo? Se voglio controllare il flusso del pappagallo,
non posso tirargli una bella. Sì, certo. Non è una domanda. No, ma tutt'altro. Perché... forse qualcuno in Oriente risponderebbe che perché i pensieri non sono tuoi. Sono... ecco, anche... ok, questo magari poi Charlie... noi siamo identificati con i pensieri, ma i pensieri, come diceva Osho, diceva, sono nuvole, in realtà appartengono a tutti, paradossalmente, e quindi... sì. Ok, però... cioè, diciamo che per i Toltechi questo tipo di pensieri non sono nostri, ma non perché sono nuvole, ma per altri motivi, e magari poi ci arriveremo. Ok. Però in effetti quello è proprio il primo passo. E dal punto di vista... ora, i Toltechi affrontano tutto questo su un piano energetico, no? Quindi quello che hanno fatto nel corso del tempo è stato riuscire ad arrivare a vedere il mondo fatto di campi di energia. Le tecniche, insomma le pratiche, le cose che si fanno nel nagualismo conducono fino alla consapevolezza del mondo, inclusi noi stessi, come insieme di fibre energetiche, ok, qui i nomi si sprecano, emanazioni, che forse è il termine più adatto comunque. E queste fibre energetiche o emanazioni, guarda caso, quando il nostro vedere si fa più corretto, viene... purificato, viene appunto reso più preciso, si scopre che sono fatte di tempo, ovvero che la materia, chiamiamola così, fondamentale dell'universo è il tempo, che non è il tempo che scorre, è un'altra cosa. Insomma. Sì, non è il tempo lineare, inteso come segmento. È una cosa ovviamente inconcepibile per la mente lineare, quella che usiamo normalmente, ma è molto chiaro nel momento in cui si percepisce direttamente. Ora, tornando al dialogo interno, grazie a secoli di osservazione dell'energia, insomma, di percezione energetica, i Toltechi si sono accorti di un sacco di cose interessanti, tra le quali il fatto che il dialogo interno è legato a un certo modo in cui le fibre energetiche che ci compongono si agitano. Quindi, la prima operazione che si cerca di fare come Toltechi è proprio placare l'agitazione interna, rallentare questo movimento, questo modo delle emanazioni, delle fibre energetiche che ci compongono di avere questa agitazione che corrisponde al dialogo interno e poi porta anche il nostro assetto energetico a ritorcersi su se stesso. Certo. È proprio una percezione, cioè lo si vede energeticamente, è proprio ritorto su se stesso. E questo impedisce che noi ci colleghiamo con il mondo, con quello che sta intorno. Quindi c'è proprio una questione di un impedimento energetico a farlo. E più noi siamo concentrati, siamo, diciamo, con l'attenzione spostata su un mondo fatto di descrizione, di oggetti, di concetti mentali, di concentrazione su se stessi, appunto, e più questa separazione, questo taglio, questa chiusura che abbiamo rispetto al mondo si fa, si rende forte, diciamo, si rende... cristallizzata, insomma, diventiamo proprio come fatti di vetro bloccati in una... e quando dovremmo essere elastici, in grado di adattarci al mondo che cambia continuamente, di momento in momento, e quindi di fluire insieme a questo. Certo. Questo ovviamente non a parole, ma facendolo effettivamente
nella realtà. Nella realtà, quindi riconfigurando proprio il nostro assetto energetico grazie a un uso dell'attenzione diverso da quello. L'operazione di base è imparare a spostare l'attenzione, mm-hmm. prenderla da dov'è e spostarla su cose più interessanti. Hai detto niente, nel senso che questa cosa sembra semplicissima in realtà. No, non l'hai affatto, non l'hai affatto. Non l'hai affatto. Anni di, mm-hmm. di impegno e di volerlo fare davvero, ovviamente. Sì. Ma purtroppo, dimmi, dici Marco, scusami. E purtroppo la nostra direzione invece è sempre più a rendere la nostra attenzione chiusa. Poi ora attualmente con l'uso, con sempre diciamo fiondati nel gorgo degli schermi. Dall'esterno. Io quando vedo i bambini con i telepiccoli lasciati da soli davanti al mostro, mi fa una certa impressione. Sì. Cioè, è diventata la società di quelli che guardano in basso. C'era un sì. famoso, ma non so se Tolle o qualcun altro diceva, cioè se tieni a guardare verso il basso, in qualche modo il cielo non lo vedi e quindi non la connessione la perdi, no? Inevitabilmente. Proprio il contrario dei Maya, no? Perché loro invece guardavano in alto. Proprio. Sì, ma il contrario dei Maya è il contrario di Dante, il contrario di... Cioè, tutte le grandi spiritualità guardano in alto perché le radici sono lì. E quindi, o comunque c'è una connessione tra il cielo e la terra, quindi... O intorno, perlomeno. O intorno, sarebbe già tanto, insomma. Già 360. già circolare, insomma. Invece in genere sono tipo... Esatto, è un... Come dei cavalli, no? Ma sentite, ovviamente... voi non siete toltechi perché siete nati in Italia, no? Immagino entrambi. La mia domanda, voglio andare a parare in quello, ma com'è che vi siete innamorati di questa spiritualità? Perché è chiaro che, cioè, se voi foste nati in Messico o in Guatemala, sarebbe stato più semplice, no? Però evidentemente qualcosa vi ha portato lì, che vi ha portato, cioè c'è stata una risonanza, un riconoscimento. Avete voglia di dirci in un paio di minuti, ovviamente, perché poi non è che stiamo facendo... Cioè, con tutto l'amore che posso avere per voi, è più importante che passiate il nagualismo e il sacbè, no? Che non... Ma sicuramente uno se lo chiede, no? Cioè, nel senso che... come è accaduto? C'è stato un momento... È stata una chiamata. Vai. Allora, prima cosa voglio dire che non sono stata io ad innamorarmi del sacbè, ma è stato il sacbè ad innamorarsi di me. Vabbè, spero che sia reciproco, se no è uno di quegli amori. Cioè, assolutamente, io ho ricambiato. Però sì, non è stata proprio una cosa che... Cioè, non è che un giorno mi sono svegliata e ho deciso di andare a studiare... il sacbè, di entrare nel mondo della cosmovisione Maya, ma è stata una cosa che mi è capitata, sono stata portata quasi di forza, no, sono stata portata con tantissimo amore in Guatemala da un mio stimatissimo collega Diego Dentico, che mi ha introdotto a questo, mi ha detto tu devi venire in Guatemala. E effettivamente quando sono arrivata lì ho conosciuto sciamani, curanderas di lì che mi hanno detto che io dovevo entrare in questo cammino, che avevo degli antenati Maya, che dai sogni che gli avevo raccontato che facevo dovevo essere iniziata particolarmente in un certo cammino e quindi insomma io all'inizio ero anche un po' così, come dire, un po' scioccata da questa cosa. No, vabbè, un po' diciamo che già dentro, insomma, sentivo questa cosa, però comunque la mente razionale fa un po' fatica ad allinearsi con certe cose energetiche, ma il mio corpo lo sentiva. E Marco dice una cosa bellissima che mi piace tanto, che la nostra vera mente è il corpo. E io proprio l'ho sentita nel corpo questa verità. La mia mente ci ha messo un attimino ad arrivarci, poi dopo.
Però poi sicuramente poi questo amore adesso lo condivido anch'io. Io penso che appunto Isaac Bey sia qualcosa di cui tutti quanti, tutta l'umanità ha bisogno in questo momento, indipendentemente dal luogo in cui è nata, perché è una cosmovisione, quindi vale per tutto il cosmo, è proprio entrare in contatto con come funziona l'energia e con appunto il modo che noi possiamo avere per relazionarci con queste energie in maniera efficiente. Sono stata super sintetica. Beh, sei stata assolutamente zen, come si direbbe. Molto zen. Molto zen. Marco? Okay. Dai, ci provo anch'io a essere zen. Provo anch'io. Sembra quelle robe tipo le confessioni. No, vabbè, io ovviamente sono entrato in contatto con l'algoritmo leggendo Castaneda, in tenera età. Io per me... quando ho iniziato a leggerlo, e per me quello era tutto ovvio, cioè il mondo è così, non c'è dubbio. Quindi c'è stato subito un riconoscimento fortissimo di questa cosa. Sì. Mm-hmm. E non perché non stavo neanche cercando niente, non è che assolutamente. In effetti, in sostanza, ho guardato qualcosa, cioè. È solo di negualismo che mi sono occupato nella mia esistenza, e perché l'ho trovato così confacente, come se fosse il mio stesso corpo, tornando al corpo, quindi quello. E poi ho iniziato una serie di viaggi in Messico per motivi, non per andare a cercare, non avevo nessuna... non è che dicevo ora vado in Messico e incontro Don Juan, no, è assurdo. Di cosa stiamo parlando? Magari c'era. Ok, non si può mai dire, però. No, ma magari voglio dire, sai, all'inizio poi c'è, chiaramente noi ci sgrezziamo, no? Per cui poteva anche esserci questo desiderio. Sì, 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 sì. No, però, sai, dopo. Insomma, era già. Parecchi anni che praticavo da solo facendo quello che potevo fare, perché poi ovviamente apparentemente nei libri di Castaneda non si capisce bene uno cosa dovrebbe fare, in realtà lì dentro c'è tutto quello che serve, ma è, come dire, dietro le quinte, e quindi diciamo che per accedere a quel tipo di informazioni serve lo stato di attenzione adatto. Però per ottenere quello stato di attenzione adatto servirebbero quelle informazioni, insomma. Fantastico. Sembra un circolo vizioso, ma la risoluzione non è nella mente, ovviamente. Sì, finché ci provi a pensandolo non funziona. E nel corso di uno di questi viaggi in Messico sono stato raccolto letteralmente da questo gruppo di veri toltechi. Raccolto nel senso quelli, che anche, quindi anche tu sei stato, cioè tu ti sei innamorato del nagualismo tramite Castaneda, però a un certo punto poi è venuto anche a raccoglierti questa cosa, no? Sì, sì, letteralmente direi. Anche lei si è innamorata di te, insomma. Esatto, esatto. Ha detto, vabbè, visto che insisti, ok, allora. Lei comunque ha detto, vabbè, dico sì. Basta insistere abbastanza. E quindi con loro ho passato, diciamo che per 10 anni ho fatto avanti e indietro tra Italia e Messico, e ho passato parecchio tempo alla fine con loro, quindi hanno avuto modo di darmi una bella risistemata, come dire. Beh, sì. Arriva comunque in modo diverso, ma arriva che una centratura sia di tua che di Elisa, che rispetta, tra l'altro, così la sensazione, sono un po' prendetemi con le pinze, ma arriva comunque che c'è un'adesione a questa cosa che è molto armonica, cioè molto siete nel flusso di questa cosa entrambi, no? E con delle caratteristiche diverse, perché noi abbiamo tutti un'unicità, no? Quindi sì, certo. Ma quello... abbiamo un tono in un certo senso, no?
Bravissimo, anche all'interno della stessa cosa, io nel senso questo gruppo di persone con cui, che sono stati miei insegnanti, ognuno di loro era totalmente diverso l'uno dall'altro. Non... ma pensate questa cosa, quanti danni questa cosa della nostra società standard, no? Per cui bisogna essere tutti nello stesso, cioè è incredibile come... Cioè, sì. Non si riesce a comprendere questa cosa, cioè è pazzesco, è pazzesco. E questo purtroppo c'è anche nella spiritualità. Esatto. Vedo un'uniformità terrificante, nel senso, ok, nel senso noi siamo ognuno, se togli le caratteristiche, ciò che può apportare ognuno di noi, non c'è più... Allora hai perso proprio la potenzialità, la ricchezza. Certo, ma poi l'universo, la natura, il cosmo crea delle cose continuamente diverse, cioè non c'è niente che assomiglia a nient'altro, non c'è una mela che assomiglia a un'altra mela. Esatto, esatto. Infatti proprio quello, proprio per questo che il lavoro con la cosmovisione Maya è super importante adesso, perché noi appunto lavorando con il calendario Cholkith e andiamo proprio ad individuare per ogni individuo singolo quali sono proprio le sue caratteristiche individuali, i suoi talenti, le sue peculiarità, e quindi il lavoro della Kih, che è quello che faccio io praticamente, quindi di custode dei giorni, significa quindi il lavoro con il calendario, serve proprio a riorientare le persone sulla loro individualità, in modo che ognuno proprio tiri fuori i suoi talenti peculiari. Quindi la cosmovisione, seguire il Sakdai, seguire la cosmovisione Maya significa proprio che alla fine usciamo da questa uniformità e ci ritroviamo tutti diversi e tutti ugualmente necessari e utili nel nostro posto con la nostra unicità, per questo che anche è una cosa che di questi tempi è molto importante. Molto molto importante. Io sto, allora, vedo tantissima gente connessa, ma vedo, li vedo tutti silenziosi, perché, ma a me sembra un buon segno, non so. Sì. Cioè, allora, mi riaggancio però a quello che ha appena detto Elisa, sì, perché anche qui c'è un punto di connessione in realtà. Nel senso che quando poi ci si trova davvero ad avere a che fare con... l'intento, uso questo termine misterioso, chiamiamolo il mondo, l'intelligenza che permea ciò che ci sta intorno. Dai, ok. Okay. Per semplificare. Sei tu e questa cosa qui. E quindi non c'è... ci sono le tue caratteristiche, ma non quelle... disegnate, diciamo, non la descrizione di te stesso. Ok. Tue, okay. Ciò che sei fondamentalmente. No? L'essenza, possiamo chiamarla, cioè comunque l'autenticità, l'essere, per semplificare. Quindi, cerco di tradurlo in un mio quindi linguaggio. Quindi avere una guida, ciò che hanno fatto anche i miei insegnanti, come è stato un po' quello che diceva Elisa ora, togliere quello che non serve e far venire fuori ciò che è fondamentale, insomma. Mi viene proprio il lavoro del diamante, no? Cioè di togliere un po' tutto quello che non serve, che abbiamo accumulato. Sì. Abbiamo un sacco di roba inutile stippata nel soffitto. Siamo dei raccoglitori di cose inutili, ci si appiccica addosso di tutto, da vite e anche in questa, cioè io vedo che, ma io stesso, no? Cioè vedo che veramente c'è una caratteristica proprio anche occidentale, no? Noi ci siamo riempiti di cose che, totalmente inutili veramente, no? E che si fa fatica, lo vedo anche, non so, nelle generazioni precedenti alla nostra, anche i miei, cioè casa loro sembra un mausoleo, ci sono una marea di cose che non si ricordano neanche di avere, ma ce le hanno. Un deposito. Un deposito, un museo, c'è una roba
E dici, ma che te serve? Mica te lo porti di là poi, tra l'altro, e non ci passa. Cioè, no. E quindi, comunque ci hanno risposto che sono in ascolto. Questa è una cosa che mi piace, che sta dicendo Massimo. Per spiegare in termini pratici il lavoro di Castagna, avevamo bisogno di uno come Marco. Wow. Grazie. È vero, sono pienamente d'accordo, perché io sono stata una di quelle che non aveva mai letto Castaneda, e poi quando sono iniziata a succedermi tutta una serie di cose strane e inspiegabili, io stavo quasi per impazzire, mi hanno fatto leggere Castaneda e io ho detto, ah, cavolo, che bello, è vero. Non sono Marco. Ok. Però, risponde, hai detto non sono matta, appunto. Sì. No, ho detto non sono matta, sono qualcos'altro. Okay? Qualcos'altro che ancora non so, però esatto. Ma sappiamo che il confine poi è molto fragile, no? Il confine è molto fragile, sì, assolutamente. Ah, ma poi c'erano, anche se leggiamo Castaneda, sappiamo che molti dei suoi compagni, molti del suo gruppo non stavano proprio super centrati in tutto. Perché il cammino del potere ha i suoi rischi, infatti non vi consiglio di intraprenderlo da soli senza una guida, perché può essere rischioso. Però appunto, insomma, quando poi dopo vario tempo ho letto i libri di Marco, assolutamente ho detto wow, ah, c'è qualcuno che spiega queste cose in maniera chiara, dicendo appunto, soprattutto anche specificando molto bene quali sono i punti in cui bisogna fare attenzione, i potenziali rischi che ci sono, e quindi questa è una delle questioni per cui apprezzo molto la sua opera, perché so che tante persone si sono messe a sperimentare con Castaneda così, e soprattutto per la questione delle piante di potere, questo ha creato molti problemi a diverse persone. Sì, quello. Ma anche perché quando maneggi dinamite sono cavoli amari se non sai cosa farne, no? Sì. E nessuno ti ha detto, guarda, è dinamite. Soprattutto se nessuno te l'ha detto, no? Sì, sì. E Elisa, una domanda per te. Immagino che venga dal canale YouTube di Marco, perché sì, c'è l'icona di YouTube. È un'icona di YouTube. O dalla Luz. Ciao Elisa, quello che condividi è una sorta di tema natale astrologico personale basato su anno, giorno, ora di nascita, eccetera? Allora, se vogliamo proprio tirare questa definizione super per i capelli, possiamo dire di sì. Però, allora, non è direttamente astrologico, perché il calendario che usiamo, Chol-Kih, non è direttamente connesso col movimento dei pianeti e delle stelle, lo è indirettamente, perché i calendari Maya sono 20, almeno quelli che conosciamo, quelli che ci sono arrivati, il Chol-Kih è uno di questi, e mentre gli altri calendari sono basati appunto sul movimento del Sole, o diversi pianeti, o costellazioni, o combinazioni di diversi pianeti, il calendario Chol-Kih è basato sulla gravidanza umana, quindi è un calendario basato sull'essere umano, ed è il calendario che si usa proprio per guidare gli esseri umani nel loro cammino verso il cuore del cielo. Diciamo noi Maya, perché usiamo la parola fiorita, ci piace appunto parlare in maniera poetica. Questa è una delle differenze che ci sono con il nahualismo di Marco. A noi piace sprecare questo tempo per usare la poesia, però quello che faccio è una sorta di tema natale, però, perché è proprio Natale, proprio nel senso più pratico, perché essendo che queste matrici energetiche nahuales di cui vi parlavo prima sono tanti quanti giorni della gravidanza umana, vengono impressi dentro di noi durante la nostra vita intrauterina, e il giorno in cui nasciamo ci sarà nel sole un nahual che ha impresso la sua essenza dentro di noi. Quindi dicevi bene prima, Francesco, ritrovare la nostra essenza è proprio quello. E non è solo ritrovare la nostra essenza, ma ritrovare anche proprio il nostro cammino di vita e tutte le cose che ci servono per realizzarlo. Quindi diciamo che può in un certo senso essere comparabile a quello che è un po' il tema natale astrologico,
però appunto è un po' diverso e sì, si basa sull'anno, il giorno di nascita, l'ora è un po' più relativa perché appunto essendo che segue il sole, il Nawal, se uno è nato mentre c'era quel sole lì, il sole di quel giorno lì, non importa a che ora sia nato. E neanche il luogo non importa, perché appunto il sole sorge su tutti noi ugualmente. Interessante. Beh, ma voi ci credete che è un'ora che siamo in pista? Però. Mi sembra che non abbiamo detto niente. Anche a me sembra che non abbiamo detto. Cosa abbiamo detto in questo? Se, abbiamo fatto due convenevoli. Abbiamo fatto due convenevoli, ci siamo salutati, ha detto ciao, io sono Marco. È per quello che abbiamo detto subito, prima di iniziare a fare questo, abbiamo già detto ci vuole una seconda puntata, perché lo sapevamo che era impossibile così. No, però... però adesso abbiamo parlato molto delle cose che sono simili, no? Che, tra le due cosmovisioni, però la prossima volta magari ci possiamo orientare di più sulle differenze che... Sì, mi potete... dobbiamo trovare per forza. No, vabbè, ci sono, ci sono. Io penso che, insomma, no? Certo. Poi parleremo magari di nuovi antichi veggenti, no? Perché noi del Sakbe abbiamo un po' lo stile degli antichi veggenti. Magari, se Marco vuole anticipare un attimo. Okay. Sì, dai Marco, dici, no? Perché dici per qualcosa. Sì. Mi sento un po'... Non è esattamente così, eh? No, è vero, cioè, non è così semplice. Okay. Per certi aspetti. Per certi aspetti, ma non... Gli antichi veggenti erano dei tipi un po' particolari, insomma, diciamo, poco trattabili. Poco raccomandabili. Credo molto meno simpatici delle persone che hai incontrato tu. È vero, è vero. Sì, no, forse usiamo ancora delle tecniche, usiamo dei modi, no? Per esempio noi abbiamo degli oggetti di potere, no? Certo. Tu non ami molto. Ma considera che, allora, siccome ci sono state tante fasi nella storia dei Toltechi, in tutte le loro vicissitudini, e la conquista spagnola è stata solo l'ultimo grande evento che ha rivoltato le carte, li ha costretti ad operare, a mettere in atto dei cambiamenti che stavano già avvenendo, ma sono stati molto accelerati. Insomma. Certo. Però già precedentemente c'erano stati altri eventi traumatici, no? Nella storia dei Toltechi. E ognuno di questi eventi così significativi ha portato anche a una un po' a una frammentazione in tante linee diverse, che poi avevano modi differenti di approcciare il nucleo comunque fondamentale, quindi e questo in parte perché si partiva già magari appunto considerate che tradizionalmente di solito c'era un Nawal a capo, tra virgolette, di un gruppo di veggenti che conduceva un po' tutta la direzione, e le caratteristiche specifiche individuali, appunto, di questa persona hanno sempre impresso, cioè non solo di quella persona in realtà, perché poi è tutta una commistione di tutti quelli che fanno parte del gruppo, però... questa persona è sempre molto importante per la relazione che ha con l'infinito, col mare oscuro della consapevolezza, eccetera, eccetera. E quindi, in parte, questa divisione in tante direzioni diverse è stata dovuta agli eventi, ma in parte è stata anche voluta come strategia per dare più possibilità. Ah, ok. Perché come una sorta linea... ci disperdiamo in modo da essere anche meno... Quello, ma non solo, hai anche più possibilità. Certo. Un tentativo poteva anche finire in un vicolo cieco, mentre un altro trovava una via di accesso a qualcosa di
molto più ampio. Sì. E quindi tutta questa varietà poi ha anche generato tanti modi diversi di sì, ma però non credi, Marco, non so cosa ne pensi, che questo sia tipico anche comunque di tutte le spiritualità, nel senso che la differenziazione è una, certo, un effetto collaterale inevitabile, sì, no? Perché comunque, per quanto siamo in cammino, siamo umani e quindi a un certo punto anche, certo, quello che, come interagiamo con le cose ci cambia, no? Certamente, poi sai, ci sono appunto delle linee che finiscono appunto per perdere addirittura l'essenza di vista, diciamo, la fonte, sì, e altre che mantengono invece, o anzi rendono ancora più ripulita, insomma, la questione fondamentale. La cosa particolare, secondo me, che c'è stata nella storia dei Toltechi è che sono stati diverse volte, e come dicevo, la conquista spagnola è stata solo l'ultima, sottoposti a una situazione di estrema pressione sociale, anzi, anche pressione, repressione, violenza. La violenza, la politica. Insomma, cose molto... situazioni in cui hanno dovuto trovare nuovi modi, nuove strategie per sopravvivere, sia per sopravvivere fisicamente, stiamo parlando anche di quello, ma anche per permettere alla loro conoscenza di continuare. Perpetuarsi, di andare avanti. Sì, esatto, esatto. E da lì poi... infatti si è sviluppata e raffinata tutta l'arte dell'agguato, che poi magari avremo modo un pochino di accennare, almeno, che è la parte... Voi tenete a mente quello di... appuntatevi di cosa volete parlare. A parte, sì, si può fare volentieri anche una terza puntata poi più in là. Cioè, che volendo. Che dato, Mi vedete, sì, certo, da voi. Se voi. Io ci sto. Però dico... siccome sembra che non abbiamo detto nulla, il che mi viene da ridere, perché non è vero. Cioè. Sì, però, però capisci. Ma non possiamo ridere. C'è tanto. È quello, non possiamo pretendere di... No, credo che un po' di interesse anche a chi magari... Allora, chi già vi segue, comunque, credo che lo abbia fatto e lo faccia con piacere, perché è sempre qualcosa che... comunque un rinnovare, no? Chi non vi segue, io sono sicuro che è stato incuriosito, cioè io stesso, che pure conosco poco di queste due cosmovisioni, cioè dei semini, se non semoni, qualcosa messo, quindi voglio dire, a noi sembra poco, no? Perché uno dice, vabbè, in un'ora e dieci, okay, avrei voluto dire molto, sì, di più, esatto, molto di più, ma poi nessuno poi ci vieta di frazionarlo e di... Certo. Così forse diventa anche più digeribile, insomma. E tra l'altro, siccome non abbiamo... Stiamo pensando motivo, anche quello, perché ecco, è tanta roba, esatto, no? E magari anche per gli ascoltatori, sì, soprattutto, sì, per quelli nuovi che non sanno di cosa stiamo parlando, magari, esatto, è appunto forse più digeribile messo un pochettino. Sì, sì. Siccome tra l'altro non abbiamo nessun obbligo, nessun editore, nessun qualcuno che ci pressa, possiamo pure decidere di fare anche una seconda puntata e poi una terza più in là, quando vogliamo. Siamo liberi. Siamo liberi, come direbbero a Roma. Qua ci dicono che è molto interessante, super interessante, quindi... C'è un buon feedback, insomma. Sì, sì, ci sono dei buoni feedback. Poi, appunto, sono tutti silenziosissimi, che è sempre un buon segno. Sì. Sì, infatti. È incredibile. Vuol dire che sono ricettivi? Allora, che dite? Salutiamo, diamo appuntamento... Poi decideremo una data. Decideremo una data e allora ricomunichiamo sui social con una nuova locandina. E magari. Magari ci sarà un anno nuovo, visto che ormai siamo addirittura d'arrivo. Magari ci selezioniamo due o tre cose molto specifiche da cercare. Volentieri. Mm-hmm. Così. Ora abbiamo dato un po' una carrellata molto vaga. Un'introduzione ci voleva. Ci confermano che direi di sì, altre puntate. Vogliono, ok. Va bene, va bene. Benissimo, dai. Con piacere.
Allora vi saluto, silenzio interno ci dicono, ecco. Che fantastico. Antiche nuovi veggenti ci propongono. Ci propongono, ma perché gli esseri inorganici no? C'è tanto da parlare, insegnare. Sì, noi vogliamo parlare. Ragazzi, ho capito che famo un cammino, insomma. Anche sulla ricapitolazione sarebbe un accenno. Cioè. Allora, pigliamoci il tempo di... Poi se possiamo fare quello che vogliamo, ecco, questo deve essere chiaro. Quindi, compatibilmente ai vostri impegni, io ci sono. Ci distribuiamo i pezzi. Benissimo. Vi saluto, vi ringrazio. Posso fare un po' di pubblicità finale? Ecco. No, perché io non scrivo libri per adesso, cioè vorrei scriverlo uno, Francesco lo sa, avevamo anche uno appuntamento. Sì, ne so qualcosa, Elisa. Per iniziare a scrivere, perché tutti ci dicono scrivete, poi non lo scriviamo mai. Un par di ciufoli, come direbbero a Roma, sì, ti ricordo. Per adesso, visto che io non l'ho scritto, volevo suggerirvi un libro di Marco che è molto importante da leggere in questo periodo, secondo me, che è molto breve e sintetico, Disperdere e suggeritore. Se lo leggerete capirete perché di questi tempi è molto importante leggerlo. E poi invece per chi vuole conoscere meglio lo sciamanesimo Maya, Isaac Bey, abbiamo, aspetta che qua non si vede il titolo, come si fa? Eccolo! Sciamanesimo Maya di Diego Identico, che è una bella guida per iniziare a capirci qualcosa. Di tutto. Allora saranno tra i miei prossimi acquisti. Un grazie, a presto. Ci stanno suggerendo gli argomenti. Guarda. Oggetti di potere, sì, sì. Oggetti di potere, piante di potere, assolutamente in questo periodo è importante parlare. Grazie. Grazie. Elisa e Marco, grazie. Un abbraccio, noi ci sentiamo. Io vi faccio uscire come tutti gli ospiti seri, quelli importanti, i VIPs, e poi saluto e lancio la sigla. Grazie, Elisa, grazie. Ciao. Un piacere. Bellissimo, molto interessante, mi è piaciuto veramente molto e non sono qui a fare piaggerie. E vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi incontri di Luz TV. Seguitemi, seguiteci. Ormai è una realtà che sta crescendo, piano piano cresce e ci piace quello che sta accadendo, almeno rispetto al canale YouTube, rispetto al gruppo dove ci stiamo proponendo varie cose a 360 gradi. Per quanto riguarda invece Elisa e Marco, vi comunicheremo presto la seconda puntata, la seconda parte che si preannuncia bella calda, bella interessante, visto che abbiamo solo l'imbarazzo, hanno solo l'imbarazzo della scelta. Quindi io vi saluto e vi voglio salutare, visto e considerato che credo che abbiano, che possano confermare Elisa e Marco, i calendari di calendario dei Maya e dei Toltechi, immagino che fosse anche lunare. Mi confermate? Fate così in background. In backstage, ecco, io li sto vedendo, voi no, quindi vi voglio lasciare con uno dei pezzi che io amo di più, che è la sigla delle mie dirette sulla Luna, che si chiama Moon di Lemmino, che io amo molto, e quindi alla prossima.